periodo estivo che stiamo attraversando, afoso all'ennesima potenza, contribuisce a farmi rimanere in casa più o meno al fresco. Ecco allora ritornare in mente tanti ricordi estivi. Come non parlare quindi, tra i tanti, della festività per eccellenza, il Sant'Eusebio, il patrono di Vercelli, la cui figura è legata anche al santuario di Europa. Mi ricordo che i miei vecchi parenti che abitavano a Torino avevano come tradizione, quasi fosse un obbligo morale, il 1 agosto venire a Vercelli per salutarci e per dirigersi quindi alla volta della fresca meta mariana, tanto amata anche dai torinesi. La loro devozione nei confronti del santo faceva sì che il 1 agosto partecipassero in cattedrale alla Santa Messa, sempre stracolma di fedeli che giungevano da tanti paesi vicini. Dopo il pranzo, nel tardo pomeriggio, con i genitori non poteva mancare l'appuntamento al bar Sant'Antonio, in fondo a Corso Italia, per degustare il tipico gelato artigianale chiamato la Spagnoletta. Alla sera poi tutti i baracon di Parco Camana, i baracon come nel nostro dialetto chiamiamo ancora oggi il Luna Park. Sfide invincibili con i moscerini che senza pietà vincevano inesorabilmente la loro battaglia. Oppure si andava all'Astra, dove all'aperto ci godevamo la proiezione di un vecchio film, pur massacrato da tagli e giunte fuori quadro. Eravamo contenti di gustare un ghiacciolo, una fetta di cocco fresco o di bere la classica gazzosa con la biglia al Bar Principe. Ci accontentavamo di poco. Parlando di agosto, voglio ricordare un grande avvenimento che capitò in quel del rione Belvedere proprio nell'estate del 1912, quando 110 anni fa arrivò il salesiano Don Lorenzo Gaggino, inviato da successore di Don Bosco, con l'incarico di fondare il terreno vercellese per poter dare avvio in seguito alla parrocchia del Belvedere. Don Lorenzo era un tipo molto temuto dalla popolazione, quasi un Don Camillo di inizio secolo scorso. Egli non incontrò subito il favore dei parrocchiani, ma ciò nonostante riuscì a porre le basi di tutto quello che il Don Bosco rappresenta oggi per Vercelli, grazie anche all'opera di Don Lorenzo Rossi, sacerdote vercellese che per primo edificò una sorta di oratorio e cappella proprio sul terreno di Corso Randaccio.